We Are The Net, diario di un consulente informatico freelance e dei suoi mondi. Saluto a tutti, nuova puntata di We Are The Net, diario di un consulente informatico freelance. Mi sentite con questa voce che magari può sembrare anche più calda? In realtà sono reduce da praticamente 9 ore di workshop in cui ho parlato anche nella pausa pranzo, per cui la mia voce, la mia gola è abbastanza provata. Non avevo mai fatto tutte queste ore una dopo l'altra insieme. Comunque, tant'è, questa è la mia voce oggi. L'argomento di oggi che andiamo a sviscerare arriva da uno spunto che ho letto su Forbes, sul giornale online Forbes. Titolo della news è: il nuovo lusso degli americani più ricchi, disconnettere i figli. Molto interessante come discussione. Comincia così: per decenni abbiamo lottato per abbattere il digital divide. Che cos'è il digital divide? È il divario digitale, praticamente. Ora che siamo tutti connessi, gli appartenenti alla classe agiata ci stanno ripensando e stanno cercando di impedire ai figli la dipendenza dalle tecnologie. Il reddito e l'istruzione fanno la differenza nell'uso dei dispositivi mobili e dei computer, ma non nel modo che pensavamo. La fa tra chi può permettersi di limitare l'accesso a internet e agli smartphone e chi invece ne è sempre più dipendente. Praticamente, in questo articolo cosa si dice? Che soprattutto i più abbienti della Silicon Valley, praticamente dove è nata la nuova evoluzione di internet, la seconda evoluzione di internet dopo la prima bolla, non fanno usare gli apparecchi elettronici e le connessioni a internet ai propri figli. Si dice che, adesso se non mi ricordo male, Bill Gates forse Bill Gates proprio, che non faceva utilizzare dispositivi elettronici fino a 12 anni, una roba del genere, ai propri figli. Anche Steve Jobs, se non mi ricordo male, faceva la stessa cosa. Perché? Perché adesso le classi meno agiate, diciamo, su dispositivi elettronici, quindi non utilizzano neanche più i libri, ma utilizzano i tablet, per esempio. Cosa alquanto giusta o non giusta, chi lo può dire? Posso dire la mia, nel senso che secondo me il fatto di disconnettere i figli è solo una cosa buona. Io sono assolutamente del partito di chi la pensa che non i figli, soprattutto quelli piccoli, una bimba piccola di 10 mesi, non possono essere rincoglioniti davanti a uno smartphone. Perché un'ora di smartphone come fargli sniffare della cocaina, quindi voi fareste sniffare della cocaina ai vostri figli. E se tutto il giorno stanno davanti a apparecchi elettronici, e lo dico io che sto davanti a apparecchi elettronici tutto il giorno praticamente, secondo me non è la soluzione ideale. Perché? Perché ci sono anche... innanzitutto si rischia che non sappiano utilizzare più il mondo analogico. Quindi voi pensate, ad esempio, in tutti questi dispositivi c'è installata per esempio una calcolatrice, e se io devo fare un compito in classe a un bambino, una verifica eccetera, chi me lo fa fare di fare 9 più 2? Me lo fa la calcolatrice, non devo neanche più pensare io a quanto fa, ok? Quindi, secondo me, non è una cosa buona, o meglio, io sono dell'idea che non è il mezzo il male, non è mai il mezzo il male, è come si utilizza quel mezzo che può diventare il male. Perché su internet, per esempio, sì,
ci sono dei pedofili, ma non è internet il problema, è come lo si usa internet, ok? Per dire la cosa base che dicono tutti, ma su internet adesso non dice più nessuno. Sapete, non avete mai più sentito dire da un vecchio su internet e sui pedofili? Una volta era il mantra di chi utilizzava internet. Adesso non dicono più perché stanno, molti sono sui social a scrivere buongiornissimo alla gente e mettere le loro frasi banali, per cui è abbastanza come dire, controproducente dire che internet è pericoloso, perché sono i primi a utilizzarli. Continua l'articolo dicendo: le scuole pubbliche americane cercano di educare i bambini fin dalla tenera età all'apprendimento mediato dal computer, riporta il New York Times, che i soldi invece vorrebbe bandire gli schemi digitali delle classi gli schermi digitali delle classi il più possibile. Qualcuno non ci sta, queste società mentono alle scuole e mentono ai genitori, ci stanno ingannando tutti, lamenta al quotidiano un pediatra di Kansas City, riferendosi alle aziende che stringono convenzioni con gli istituti scolastici per l'adozione di nuove tecnologie nell'apprendimento, che è un po' quel che, anche se vogliamo, quello che fanno già certi libri, sono, stringono accordi con le scuole. Poi vai a vedere, in questi libri ci sono pubblicità oppure cercano già di indicare la via ai giovani pensatori. Va avanti ancora l'articolo, va anche per genitori che vivono nella terra dei giganti tecnologici, la Silicon Valley, sempre più spaventati dall'impatto che gli schermi hanno sui loro bambini, scelgono stili di vita liberi dagli schermi, scrive Nelly Bowes, autrice dell'articolo. Cioè, si ritorna un po' quello che vuole anche dire portare avanti come impegno We Are The Net. Cioè, We Are The Net dice che la tecnologia, noi tutti siamo la rete, noi tutti siamo connessi, ma la tecnologia è un servizio, non è il fine, mai, assolutamente mai, anzi, meglio una bella corsa in campagna che un'ora con uno smartphone, quello sicuro. Il digital divide riguardava l'accesso alla tecnologia e adesso tutti ce l'hanno, il nuovo digital divide è limitare l'accesso alla tecnologia, racconta Chris Anderson, ex direttore di Wired al Times. Quello che può succedere ora è che i figli dei più poveri e del ceto medio cresceranno con gli schermi, mentre nell'elite di Silicon Valley torneranno ai giocattoli di legno e al lusso delle interazioni umane. Pensate, cioè, quelli che dovrebbero sembrare poveri, non avere gli schermi, saranno quelli che gli schermi. Io posso dire che quando sono andato in zone anche del cosiddetto terzo mondo, ho sempre visto i ragazzini anche con lo smartphone in mano. Ho visto anche ragazzi palesemente benestanti con lo smartphone in mano. Quindi tutti quanti dobbiamo stare con lo smartphone in mano. Ho visto poca gente sorridere con lo smartphone in mano, l'ho visti persi nei loro pensieri, ma pochissimi felici di fare quello che stanno facendo, almeno che non guardino un video di Jackal, allora quello fa ridere e basta. Certo. Per gli insegnanti di oggi, continua l'articolo, riuscire a far concentrare i propri studenti e a fargli prestare attenzione a quanto sta venendo discusso in aula resta una sfida costante, scrive la psicologa Azadet Alai. In particolare siamo in competizione con i gadget digitali dei nostri studenti ogni giorno, a partire da quando entriamo in classe. Questa è una cosa abbastanza grave. Poi vi consiglio di andare a leggerlo, comunque l'articolo com'è che si chiama? Allora, se ritrovo l'articolo, il nuovo studio degli americani, sono andato su Forbes, l'articolo è del 12 novembre, magari ve lo linko anche nella descrizione. Insomma, la discussione è partita: meglio digitalizzare i propri figli o meglio di no? Meglio fargli usare lo schermo quando serve o quando non serve? Io ho letto su un libro una cosa che vorrò fare anche con la mia figlia, nel senso che digitale sì,
in alcuni casi, non sempre, ma in una stanza precisa. Non ci si potrà perdere con lo smartphone per casa, ci saranno piccole eccezioni che magari saranno l'iPad per vedere i film durante cena, o magari anche no, guarda, ascoltare una bella sinfonia, forse anche meglio. Comunque ci sarà, noi creeremo in casa una stanza per la tecnologia e tutto quello che sarà possibile sarà non digitale, perché secondo me c'è tempo per il digitale. Voglio dire, imparare a utilizzare il digitale, lo smartphone per esempio, è pieno di vecchi che sanno già utilizzare lo smartphone. Quanto ci metterà mai un ragazzino a imparare a usare lo smartphone? Io l'ho avuto tardissimo nella mia vita, come tanti, perché non sono nato indigeno digitale. Ci ho messo veramente poco a imparare, come ci ho messo poco io, ci imparerà anche in poco tempo mia figlia. Questo è quello che penso, questo è quello che pensa, diciamo, We Are The Net come sito internet. Voi cosa ne pensate? Avete altre forme per riuscire a salvare dal digitale i vostri figli, oppure li digitalizzate da subito, li abbandonate davanti a uno smartphone? Fatemi sapere la vostra, scrivetemi su @FabioMattis su Telegram, anzi mandatemi un vocale così posso ripubblicarlo nel prossimo podcast, e magari si crea una bella discussione che porterà a qualcosa, oppure a niente, chi se ne frega. Buona giornata a tutti da Fabio.